Picci ha bocciato la manovra, arrivano solo bocciature, non ci sta un organismo internazionale, un istituto. Posso dire una cosa? Promuove questa manovra. Posso dire che gli imprenditori che fanno impresa, non qualche burocrate in qualche ufficio, sì, ci ha detto che superando la legge Fornero si creeranno decine di migliaia di nuovi posti di lavoro. Quindi questa è la promozione che mi interessa, che coloro che fanno impresa garantiscono migliaia di assunzioni nei prossimi mesi grazie al superamento della legge Fornero. Però l'agenzia quindi, ha detto che bisogna... è l'agenzia. Io e vorrei dire anche un'altra cosa, che tutti quelli che hanno promosso i governi precedenti, è una buona cosa che boccino quello attuale, perché significa finalmente che stiamo andando in controtendenza rispetto a delle ideologie economiche per cui bisognava massacrare i diritti delle persone e favorire le solite lobby economiche e potentati economici. Come si diceva prima, anche dall'incontro con le partecipate viene fuori che con quota 100 ci sarà più di un'assunzione ogni pensionato e molte di queste aziende stabilizzeranno i dipendenti grazie al decreto dignità. Quindi le riforme che abbiamo fatto fino ad ora e che stiamo per fare nella legge di bilancio vanno nella direzione di aiutare le persone. Noi vogliamo essere promossi dai cittadini italiani.